Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi dopo un po' di tempo siamo ritornati sullo Sky Grid di The Legendcraft. Oggi ragazzi cosa andremo a fare? Vi presenterò tante cose belle e tante modifiche che ho apportato. Non faccio salutare YouTube per un semplice motivo, ve lo dico subito, perché già l'ho fatto salutare prima perché ho recato il video, però si è corrotto durante la registrazione e mi sembrerebbe brutto far salutare 20 volte, quindi raga non ve la prendete. Però vi saluto io per chi mi aveva chiesto di salutarlo. Tra cui quelli che mi ricordo di più che me l'hanno chiesto sono Master Creeper 13, il quale devo anche ringraziare per la grande mano che mi ha dato, anche se tutta la roba che mi ha dato durante il trasloco della mia base ho perso tutto. Però ragazzi devo ringraziare soprattutto Ace Eye, Ace Blaster, Ace Blaster, come vuole lui. Se non sbaglio, proprio lui, non vorrei sbagliare persona perché ci tengo davvero tanto, il quale mi ha dato agli inizi in cui avevo molta difficoltà nel giocare 40.000 di money e mi ha dato quasi 30 stack, e non lo dico per esagerare, ma sono quasi 30 stack di verghe del Nether, ossia quella roba, oh scusa Shadow, quella roba lì sotto. E davvero ti devo ringraziare, soprattutto mi ha dato anche della Soul Sand, mi ha dato un bordello di roba. Devo ringraziare anche lui oltre Master Creeper. Inoltre volevo salutare un ragazzo che me lo chiede sempre, lui che mi saluti nel prossimo, certo. Ciao Alessio Z700, non vorrei sbagliare mai il tuo nick. Però ragazzi, io ve l'ho detto, se volete essere salutati, cercate di farvi trovare nel server mentre ci sono io, perché è possibile che io mi dimentichi. Poi altri ragazzi mi hanno detto, Luke, ti busso mentre recchi. Vedete, per esempio a quest'ora che sono le 10 di sera, non c'è nessuno nel server. Però vabbè, cioè ce ne sono pochi e non ci sono quelli che mi devono bussare. Inoltre ragazzi avete notato un calo di slot, questo perché da quanto ho chiesto in TS hanno calato le slot perché laggava un pochettino. Ma la cosa più importante ragazzi che io vi dissi anche nel vecchio video è appunto che avrei deciso di shoppare un VIP appunto per portarmi più avanti e per sostenere il server. Infatti ho comprato il kit Koal, il quale appunto è quello meno costoso. Però comunque è un modo per supportare i server ed è una cosa che invito a fare anche a voi. Qui ragazzi ovviamente ci sono i miei aiutanti, Shadow, David, Ninja adesso non è presente, Fedi, Ice, Acted, Michele, se manco qualcuno che non si prende collera però intanto me li ricordo, praticamente sono tutti coloro che entrano sempre in TeamSpeak, quindi sono a stretto contatto con me e posso fidarmi. Infatti raga abbiamo costruito questa bellissima base con una farm che adesso vi rimostro, molto bella e grandissima. Poi risalendo possiamo notare diversi magazzini, ossia qui con la chest loccata ovviamente e con l'ender, vabbè, con l'enchanting table già fatta, nonostante siamo ancora agli inizi, è soltanto il secondo episodio, ma già ci siamo sviluppati un sacco. Qui un altro magazzino, poi qui abbiamo una farm di blaze molto easy. Qui ci sono addirittura 9 blaze da uccidere, noi li uccidiamo subito. Cioè, ragazzi, poi fare una farm di blaze sapete che non è conveniente. 125 ogni volta che li uccidi, poi ti danno i Blaze Rod, così si chiamano, giusto? Non vorrei sbagliarmi, sì, Blaze Rod, che valgono 101 quasi, valgono 90, quindi non è male. Mi hanno chiuso, mamma mia quanto siete spiritosi. Comunque ragazzi, io ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questo sviluppo della base. È vero che a volte mi sono fatto, perdonatemi il termine, il mazzo da solo, perché ho fatto ben due vetri, mura di vetro da solo, ma voglio darvi una spiegazione. Molti potrebbero dire, Luke, ma perché hai fatto questo muro di vetro strano, strunz? Raga, semplicemente perché il vetro serve per non far arrivare gente. E adesso vi spiego cosa è successo in breve. Praticamente mentre ero qui a farmare con gli altri, arriva un tizio da lontano che ci ha scoperto la base praticamente. Quindi veniva da noi, continuava a picchiarci anche se non aveva armi letali che ci one-shottava. Continuava a picchiarci e darci fastidio durante il nostro lavoro. Di conseguenza abbiamo deciso di fare questo in modo che nessuno può avere accesso alla nostra base. Perché siccome la zona è tutta claimata, uno non possono far esplodere nulla, quindi è impossibile entrare. Due, se vengono tippati qui non possono settare la home. E tre, se prendono le coordinate comunque non possono raggiungere l'interno perché c'è il vetro. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto una cosa anti-stress nei nostri confronti. Poi altra cosa, ragazzi, io vi devo chiedere scusa se molti di voi vengono ignorati perché si può fare il comando questo qui, adesso ve lo faccio vedere, slash ignore, che tu metti il nome del player e non vedi più cosa si scrive in privato. Ragazzi, perché faccio questo? Perché molti quando recco soprattutto mi spammano, ok?
anche ragazzi che dovevo salutare, purtroppo spammano un po' troppo, ragazzi, e dovete capire che non mi potete spammare così. Io vi voglio bene quando voi volete, però spammarmi non va bene. Soprattutto c'è un ragazzo senza fare nomi che appunto si crede che mi ha aiutato a fare tutto, ma in realtà, ragazzi, quel poco che mi ha dato l'apprezzo, l'apprezzo, e lo dico anche chi è Master Creeper, mi ha dato una grandissima mano all'inizio, aiutandomi un po' a capire come funzionava, le verghe, eccetera. Però questo grande lavoro devo ringraziare soprattutto Ace Blaster e poi tutti questi bravi ragazzuoli che insieme a me hanno farmato talmente tanto da fare money per claimare tutta questa zona. Quindi, raga, io non voglio che nessuno si offenda, soprattutto Master Creeper, ma quello che mi ha dato più una mano, lo dico per la centesima volta, è Ace Blaster e lo ringrazio davvero tanto. Detto questo, raga, questo video può finire qui perché comunque non ho intenzione di fare un video troppo prolungato. È un video molto breve e sono tutti quanti ragazzi preregistrati. Infatti oggi sto recando di sabato e questo video lo vedrete molto probabilmente di lunedì, perché appunto con la scuola, con il maltempo che salta la corrente, come già vi ho detto nel video di ieri, che vi consiglio di andare a vedere, ho anche problemi a caricare video. Di conseguenza ne faccio brevi in questo periodo e ne faccio programmati in modo da averli già pronti per caricarli. Quindi, raga, detto questo, vi facciamo un piccolo riepilogo, ossia, dall'ultimo video ho cambiato tutto, ho seguito i vostri consigli facendomi la farm di Netherworld, ossia le verghe del Blaze, vabbè, le verghe del Nether. Poi ho recintato tutta quanta la zona di vetro in modo da essere inaccessibile. Se voi mi chiederete, Luke, posso fare TPA? Ti prego, non distruggo, ti prego, non vengo a rompere. Distruggere non può, però non vengo a rompervi le palle. Raga, non accetto nessuno, non vi offendete, perché faccio un esempio. Anzi, non lo dico nemmeno. Un altro youtuber, anche se si capisce, fa video qui, ma non accetti di piano, gli dite nulla. Soltanto perché io è più facile, diciamo, mettervi a contatto con me, vi incazzite, perché ovviamente io ho 20 commenti massimo e uno si può arrabbiare, mentre quell'altro youtuber ce n'ha di più e quindi uno non ci fa nemmeno caso. Però, raga, mi raccomando, non fate gli offesi se non facete il TPA roba così, ma io non voglio mostrare dov'è la base. Nonostante non c'è il rischio che vi settate la home, eccetera, ma non voglio proprio avere il minimo problema. Detto questo, ragazzi, come avete visto, ho comprato il VIP come promesso, perché volevo sostenere il server, e quindi va bene così. Raga, mi raccomando, se il video di oggi vi è piaciuto e volete che la serie continui e vada avanti, mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!